Marcus è nella sua cella in attesa dell'esecuzione. Viene visitato dalla dottoressa Kogan, che gli chiede se vuole donare il suo corpo alla scienza. Marcus accetta se lei lo pagherà con un bacio, che lui le ruba senza aspettare la risposta. Dopo aver firmato i documenti, gli viene praticata l'iniezione letale e muore mentre guarda Kogan. All'inizio del XXI secolo, un programma di difesa militare noto come Skynet prende coscienza di sé e decide che la sua città è una minaccia. Così attacca l'umanità in un evento successivamente noto come il giorno del giudizio. I sopravvissuti iniziano a lavorare insieme per combattere. Così Skynet risponde costruendo i Terminator, ossia robot programmati per dare la caccia agli umani. Nel 2018, molti ribelli credono che la loro chiave di salvezza sia un guerriero di nome John, che si sta avvicinando ad una struttura di Skynet con la sua squadra. Il sistema di sicurezza apre immediatamente il fuoco su di loro, così atterrano i veicoli e iniziano le manovre difensive mentre John spara ad un Terminator catturato da un veicolo. Poi John e alcuni ribelli si calano in un buco per entrare nella struttura abbandonata, dove vengono presto attaccati da un grosso robot. Sparano tutti insieme, lo battono rapidamente e poi proseguono, buttando giù una porta per accedere ad un vecchio laboratorio. Con disgusto trovano un mucchio di corpi umani usati per gli esperimenti, tra cui quello di Marcus. Quelli all'interno delle celle sono ancora in grado di muoversi, ma parlano solo con dei ringhi. Controllando il computer, scoprono che si tratta di un nuovo progetto per creare un nuovo modello di Terminator e inviano tutte le informazioni ai leader. Successivamente, John torna in superficie per controllare le truppe, ma scopre che sono state tutte uccise. C'è un grosso aereo di Skynet che si sta allontanando, quindi si precipita su un elicottero per seguirlo. Non appena decolla, la struttura esplode e uccide tutti gli altri ribelli, lasciando John come unico superstite. L'onda d'urto fa sì che l'elicottero di John perda il controllo e si schianti. John sta bene, ma finisce per essere attaccato dal Terminator che aveva danneggiato in precedenza. Dopo essere stato scaraventato a terra, John apre il fuoco, ma il robot lo scaraventa contro l'elicottero caduto. Le sue armi sono ancora funzionanti, quindi John prende rapidamente il controllo e distrugge il robot. John viene raccolto da un altro gruppo di ribelli e poco dopo la sua partenza si scopre che Marcus si è svegliato ed è sopravvissuto all'esplosione. Ignaro di trovarsi nel futuro, Marcus prende i vestiti di un ribelle morto e si allontana alla ricerca della civiltà. John chiede di essere portato al quartier generale della resistenza e quando la sua richiesta viene respinta, salta fuori dall'elicottero e nuota fino ad intrufolarsi in un sottomarino. Qui incontra i leader della resistenza, che non credono alla profezia secondo cui John sarebbe il loro salvatore. Grazie alle informazioni che la squadra di John ha inviato dalla struttura, i leader hanno scoperto una frequenza nascosta che potrebbe spegnere Skynet per sempre. Così John si offre volontario per testarla su macchine più avanzate. La resistenza ha anche intercettato una trasmissione da Skynet con una lista di uccisioni, che avverte che tutti i leader saranno morti in 4 giorni. John è il secondo della lista e al primo posto c'è Kyle, il ragazzo che viaggerà nel passato per diventare il padre di John. In seguito John torna alla sua base e apprende che sono riusciti a recuperare un lungo artiglio robotico, che si rifiuta di essere sottomesso. Hanno già bruciato il suo trasmettitore per impedirgli di contattare Skynet, ma può ancora ricevere segnali. I ribelli attivano il software e dopo un po' di fatica, l'artiglio smette finalmente di muoversi. La squadra lo blocca immediatamente, ma scoprono anche che se spengono il segnale, si risveglia di nuovo, quindi deve essere riprodotto costantemente. Mentre l'artiglio scansiona il volto di John, questo annuncia che testerà il software su qualcosa di più grande. Nel frattempo Marcus si fa strada attraverso il deserto e arriva a Los Angeles, solo per scoprire che la città è in rovina. Mentre cammina per le strade, vede una figura in lontananza e cerca di stabilire un contatto, ma si tratta di un robot che apre immediatamente il fuoco contro di lui. Improvvisamente Marcus viene spinto da un tizio e aspetta che il robot si trovi nel punto giusto per poi attivare la sua trappola. Questo tizio si rivela essere Kyle, che dice a Marcus di seguirlo per sopravvivere. Il duo scappa mentre il robot apre nuovamente il fuoco, nascondendosi in un edificio abbandonato con una ragazza di nome Star. Quando il robot riesce a liberarsi e l'insegue, Star gli tende un'altra trappola, schiacciandolo. In seguito Kyle minaccia Marcus accusandolo di aver ucciso il ribelle a cui aveva sottratto la giacca. Marcus lo disarma e gli restituisce l'arma per dimostrare che è buono. Così Kyle deve spiegargli il giorno del giudizio. In quel momento un aereo di Skynet passa e fa crollare l'edificio, ma il trio si mette in salvo, quindi il gruppo si riposa per il momento e Marcus insegna a Kyle come disarmare un nemico. Marcus riesce anche a riparare una vecchia radio che riceve un messaggio da John, le cui trasmissioni quotidiane sono incentrate sull'informazione della resistenza e sull'insegnamento di come attaccare un Terminator. La mattina dopo, Marcus trova una vecchia auto e la ripara per poter partire. Segue una discussione perché Kyle vuole cercare John ad est, mentre Marcus vuole andare a nord da Skynet per sapere cosa gli è successo. Vengono improvvisamente interrotti da un ricognitore di Skynet che si avvicina. Il trio sale immediatamente in macchina e si allontana il più velocemente possibile, ma il ricognitore non apre mai il fuoco e si limita solo a scansionare i loro volti.
Alla fine il ricognitore vola via da solo, quindi Marcus gli lancia un attrezzo per farlo precipitare. Tutte queste attività insolite a Los Angeles appaiono sui radar dei ribelli, così John invia alcune persone ad indagare. Qualche tempo dopo, il gruppo di Marcus si ferma ad una stazione di servizio distrutta per cercare del carburante, ma vengono improvvisamente circondati da un gruppo di sopravvissuti. Non vogliono aiutarli, spiegando che tengono la testa bassa per evitare di attirare l'attenzione di Skynet. Tuttavia, una donna anziana condivide del cibo con loro. Kyle e Star si buttano subito sul cibo, ma sembra che Marcus non sia affamato. Improvvisamente l'edificio viene attaccato da un robot noto come Harvest, che afferra l'anziana signora prima di aprire il fuoco. Tutti iniziano a scappare e a salire sui loro veicoli, e alcune persone rimangono uccise. Alcuni dei sopravvissuti riescono a salire su un veicolo e rifiutano di portare con sé il gruppo di Marcus, ma anche il loro veicolo finisce per essere colpito. Marcus si intrufola dietro l'edificio e osserva l'Harvester che fa cadere l'anziana signora su un veicolo di Skynet insieme ad altri prigionieri. Avendo un'idea, il trio sale su un veicolo con il serbatoio aperto, lasciando una scia di carburante dietro di sé mentre si schianta contro la recinzione e colpisce le gambe dell'Harvester. E si allontana in modo che Kyle possa sparare al veicolo, ma non succede nulla. Per fortuna Star ha un razzo di segnalazione e lo lancia contro la scia di carburante. Le fiamme raggiungono rapidamente il serbatoio e provocano un'esplosione, dando al gruppo il tempo di fuggire. Purtroppo l'Harvester esce dalle fiamme e libera due moto Terminator che iniziano ad inseguire il trio. Sulla strada ci sono molte auto abbandonate, quindi Kyle deve attraversarle in velocità per evitare i nemici. I moto Terminator schivano facilmente tutti i pezzi di auto volanti, mentre Kyle si sposta sul retro del veicolo per aprire il fuoco. Uno dei moto Terminator viene colpito e si schianta contro un vecchio autobus, dove Marcus gira il veicolo per fuggire nella direzione opposta. Il secondo moto Terminator fa un enorme salto sul veicolo per raggiungerli e spara, facendo quasi cadere Kyle. Fortunatamente gli altri lo prendono appena in tempo, e Star gli dà un'altra arma per abbattere la seconda moto. Purtroppo non basta fermarla, e il moto Terminator appicca il fuoco sul retro del veicolo con un colpo preciso. Così Marcus inizia a guidare come un pazzo per spegnerla, mentre Kyle fa cadere la palla da carico, usandola per catturare la moto. Ma quando raggiungono il ponte, un veicolo di Skynet spara a terra, sbarrandogli la strada. L'arresto improvviso fa sì che la moto voli e colpisca il veicolo, trascinando il camion con sé. Il movimento fa cadere Kyle e Star, che vengono catturati dall'Harvester. Così un furioso Marcus salta giù dal camion con un'ascia poco prima che il veicolo esploda. Marcus inizia quindi a colpire il lato della cella con la sua ascia, per poi essere catturato dall'Harvester. In quel momento, i veicoli inviati dalla squadra di John arrivano finalmente e aprono il fuoco sui robot di Skynet. L'Harvester subisce danni e lascia andare Marcus, che cade nel fiume. Skynet apre immediatamente il fuoco sugli aerei ribelli e ne nasce un inseguimento, ma il nemico abbatte rapidamente i veicoli ribelli. La pilota Blair si getta appena in tempo mentre i veicoli di Skynet si allontanano. Qualche istante dopo, Marcus esce dal fiume e nota che Blair è rimasta bloccata su una torre. Marcus si arrampica e le dà un coltello per aiutarla a liberarsi, prendendola prima che cada. Accettano di andare insieme alla base dei ribelli e si fermano solo di notte per riposare. Ben presto appare un gruppo di sopravvissuti pronti ad attaccarli. Blair reagisce velocemente e riesce ad abbattere due aggressori, ma sono troppi e la sopraffano. In quel momento arriva anche Marcus e colpisce un ragazzo per far lasciare la presa su Blair, poi procede a picchiare tutti. Dopo aver accoltellato un uomo, ne usa un altro come scudo da un proiettile, per poi iniziare a picchiare il tiratore. Quando sta per uccidere l'ultimo uomo, Blair gli spara alla gamba per tenerlo a bada. Nel frattempo, John e un amico vogliono testare il nuovo segnale su macchine più grandi, quindi creano un'esplosione per attirare l'attenzione del nemico. Quando arriva un veicolo di Skynet, attivano il segnale e osservano come il veicolo inizia a traballare e a scendere lentamente, fino a schiantarsi. John lo fa immediatamente esplodere con un missile e poi contatta i leader della resistenza per dare a loro la buona notizia e preparare un piano d'attacco. Tuttavia, quando John menziona i prigionieri umani, i leader lo ignorano. A proposito dei prigionieri, vengono portati in un'enorme struttura di Skynet e rinchiusi dentro dei recinti. Quando uno di loro tenta di fuggire arrampicandosi, i robot lo abbattono. Più tardi, mentre vengono spostati, Kyle ruba un pezzo di metallo, ma viene scoperto da una guardia robot e portato via. Al mattino, Blair e Marcus arrivano al perimetro che protegge la base ribelle con un gruppo di mine realizzate appositamente per affrontare i Terminator. Blair conduce Marcus su un sentiero sicuro, ma improvvisamente una mina si attacca alla gamba di Marcus ed esplode. I ribelli lo portano subito alla base, mentre Marcus continua ad avere flashback di Kogan e della sua esecuzione. Un medico riesce a stabilizzarlo, ma uno dei ribelli lo stordisce. Quando Marcus si sveglia, viene incatenato mentre gli altri lo osservano preoccupati. E dicono che il suo cervello e il suo cuore sono gli unici organi rimasti. E vogliono sapere chi lo ha costruito, ma Marcus insiste che è un umano.
In quel momento gli fanno abbassare lo sguardo e Marcus è scioccato nello scoprire che è diventato un cyborg Terminator grazie alla donazione del suo corpo. John non si fida di lui, quindi Marcus cerca di dirgli che Kyle è vivo ed è stato catturato come prova che è dalla loro parte, ma John insiste per tenerlo incatenato. Blair cerca di difenderlo dicendo che Marcus l'ha salvata, ma gli altri insistono che potrebbe trattarsi di una trappola. In seguito, un ribelle spara a Marcus per vendicarsi di aver perso il fratello. Prima che possa fare i veri e propri danni, arriva Blair e spara anche a Marcus per dimostrare di poterlo sorvegliare. Non appena l'altro ribelle se ne va, Blair lascia cadere le catene e libera Marcus. Ben presto un allarme riccheggia nella base e le guardie li inseguono. Così Blair spara ad un contorto di reazione e fugge attraverso il tunnel con Marcus prima che i ribelli aprano il fuoco. Marcus copre il corpo di Blair con il proprio, ma i due sopravvivono e riescono ad uscire. All'esterno, Blair attiva di proposito un gruppo di mine per usare le esplosioni come copertura. Le guardie arrivano subito e aprono il fuoco, così devono nascondersi dietro un muro distrutto. Poi Marcus tende la mano come esca e mentre le guardie aprono il fuoco su di lui, Blair spegne la loro luce. Provano di nuovo a correre, ma i ribelli non smettono di sparare e Blair cade, ferendosi ad una gamba. Marcus si muove più lentamente ora che la sta aiutando e presto vengono raggiunti da un'esplosione. Quando il fumo si dirada, i ribelli sono scioccati nel vedere che si tratta solo di Blair e che Marcus è fuggito. Mentre Blair viene catturata, Marcus ruba una moto e si allontana il più velocemente possibile. Ora Marcus deve attraversare la foresta a piedi e i ribelli sull'elicottero riescono a sparargli parecchi colpi prima di bombardare l'intera area. In seguito l'elicottero cerca il corpo di Marcus nel fiume, ma viene improvvisamente attaccato da lunghi artigli robotici. Un ribelle viene immediatamente trascinato sott'acqua e ucciso, e ben presto l'elicottero inizia a perdere il controllo mentre John, il suo copilota, devono concentrarsi sulla lotta contro il nemico. Riescono rapidamente a spingerlo fuori, ma l'elicottero è ancora danneggiato e cade anch'esso in acqua. John cerca di salvare il suo partner, ma il robot lo raggiunge per primo e lo uccide sott'acqua. Poi John esce dall'elicottero e inizia a sparare a tutti i robot in arrivo nel tentativo di raggiungere la riva. Riesce ad ucciderne alcuni, ma i proiettili iniziano a scarseggiare e i nemici da combattere sono troppi. Quando un robot sta per saltare addosso a John, Marcus esce dall'acqua e lo combatte corpo a corpo, sconfiggendolo con l'aiuto di un colpo di John. Poiché John è ancora incerto se fidarsi di lui, Marcus gli propone un accordo. Se John lo lascerà andare, Marcus gli garantirà l'accesso alla struttura di Skynet per trovare Kyle, mentre cerca il suo creatore. John accetta e lo lascia andare. In seguito John interroga Blair e sente la sua opinione su Marcus, decidendo di lasciarlo andare. Al mattino, John chiama i leader e chiede loro di ritardare l'attacco perché lui salverà Kyle. I capi rifiutano, e poiché John disobbedisce, lo sollevano dai suoi incarichi. Gli altri ribelli continuano a sostenere John, che invia un'ultima trasmissione con un messaggio di speranza prima di lasciare la base. Più tardi, in mezzo alla strada, John suona la musica ad alto volume per attirare un moto Terminator e utilizza una trappola. Poi rimuove il chip dell'intelligenza artificiale e hackera la moto per poterla usare come mezzo di trasporto. In serata, Marcus si presenta alla struttura di Skynet e le telecamere non lo vedono come un nemico. Si intrufola facilmente all'interno e accede al computer, utilizzandolo per disattivare la sicurezza e trovare la posizione di Kyle, che invia a John. Poi Marcus controlla il database e scopre articoli sulla sua esecuzione. Scopre anche che Kogan è morta di cancro e che Skynet ha comprato il suo laboratorio con tutte le sue ricerche. Improvvisamente, una serie di informazioni si riversano nel suo cervello e gli provocano un mal di testa, per poi svenire. In quel momento i leader dei ribelli cercano di inviare il loro attacco, ma nessuno dei gruppi ribelli li sostiene senza John. Il loro sottomarino viene presto trovato dal nemico e viene fatto saltare in aria. Nel frattempo John si aggira furtivamente, nascondendosi accuratamente dalle guardie e forzando le serrature. Una volta dentro, libera tutti i prigionieri e ora deve trovare Kyle, senza sapere che si trova in una cella separata. Intanto Marcus si sveglia e vede che è stato completamente riparato. Skynet usa il volto di Kogan per parlargli, spiegandogli che la sua missione segreta è sempre stata quella di attirare qui John e Kyle, cosa che è riuscita. Gli chiede inoltre di diventare un soldato per la causa delle macchine, utilizzando spezzoni di John che diffida di lui per manipolarlo. Furioso, Marcus insiste di essere un umano e rimuove il chip dalla testa prima di distruggere lo schermo. Nello stesso momento, John continua a cercare Kyle, ma viene trovato dal robot T-Rip, che non viene ferito dai proiettili o dei pugni di John. Nella cella, Kyle viene avvicinato da un Terminator la cui missione è uccidere lui e John. Star si presenta e il Terminator si distrae, così Kyle ne approfitta per inserire un pezzo di metallo nella parte posteriore della testa del robot, facendogli perdere il controllo mentre scappano. Più avanti nel laboratorio, si imbattono in John e iniziano a muoversi insieme, così quando il T-Rip le insegue, distrugge il Terminator per toglierlo di mezzo. John spara a granata al T-Rip, ma gli bruciano solo la pelle, quindi spara al muro e il trio scappa attraverso il buco. Finiscono per atterrare nella fabbrica
fabbrica dei Terminator, dove trovano le celle di combustibile nucleare che alimentano i robot. Improvvisamente T-Rip li sorprende alle spalle e li butta a terra, così Kyle risponde prontamente al fuoco. Il trio corre verso l'ascensore, ma John decide di rimanere per far esplodere la fabbrica e manda fuori gli altri due. T-Rip inizia quindi a combattere contro John, che non è abbastanza forte per contrastare un robot così potente, e viene presto sottomesso. Quando T-Rip sta per ucciderlo, arriva Marcus e inizia a combattere contro il robot, mentre John si precipita a preparare le celle di combustibile. Purtroppo T-Rip è ancora più forte, bruciandogli la mano e poi colpendolo ripetutamente. T-Rip scansiona il cuore di Marcus e lo colpisce al petto per sconfiggerlo definitivamente. In quel momento i ribelli arrivano in elicottero per salvare Kyle e tutti i prigionieri. All'interno John sente la voce di Kyle che chiede aiuto, ma si rivela essere T-Rip che utilizza una registrazione. Nel tentativo di fuggire, John cade e si ferisce alla spalla, ma recupera la sua arma, che usa per sparare al serbatoio e rilasciare tonnellate di metallo fuso sopra il suo nemico. Purtroppo questo non è sufficiente a fermare T-Rip, quindi John spara anche ad un tubo di refrigerante che cade sul robot e lo fa congelare mentre ferisce il volto di John. In seguito John rianima Marcus utilizzando i cavi elettrici della fabbrica. Questo dà a T-Rip il tempo di liberarsi e di trafiggere John con una barra di metallo. Marcus afferra la barra d'acciaio e la conficca nel collo di T-Rip, decapitandolo. Poi Marcus porta John all'incontro con i ribelli e una volta che tutti si sono allontanati, John attiva gli esplosivi e fa saltare in aria l'intera struttura. Più tardi, alla base, John sta morendo per le ferite riportate, così Marcus decide di donare il suo cuore per salvarlo. Blair gli dà un bacio d'addio e Marcus muore in pace. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato.